Costa Ferreira cerca di portarsi sul fondo per il cross, c'è stata deviazione, angolo per il Lecce al 22esimo minuto del primo tempo. Tra l'altro il Monopoli è studiato molto bene, non lascia campo aperto a Lecce, che sarebbe una delle soluzioni che vorrebbero di più, mandare sulla profondità l'attacco di Caturano e di Piazza, perché il Monopoli è schierato ed è difficile. Devono entrare con altre soluzioni che in questo momento sinceramente non si intravedono. Arrigoni tocca corto per Lepore, va lui al cross poi irrompe Cosenza portando in vantaggio il Lecce al minuto 23, lasciato colpevolmente solo di battere a rete da distanza ravvicinata il colpo di testa del numero 5 giallorosso, che dunque porta in vantaggio la formazione di mister Fabio Liverani. Lecce 1, Monopoli 0, la rete la stiamo per rivedere sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il cross dalla destra di Lepore, irrompe in area di rigore Cosenza, stacca bene anticipando i difensori del Monopoli, niente da fare per Bifulco, pallone alle sue spalle e dunque il vantaggio del Lecce al 23esimo. Tutto studiato, tutto calcolato, non possiamo dire di non essere stati velleitari. Non siamo stati certo velleitari nel poter dire che avrebbero dovuto sfruttare le palline attive, proprio i giallorossi, e lo hanno fatto con uno studio meticoloso. Questa volta hanno fatto prima una palla corta quasi lasciata andare, ha disorientato la retroguardia, hanno fatto blocco lì davanti ma sono partiti da dietro, e in terzo tempo Cosenza ha fatto gol, non era marcato da nessuno, non è stato seguito da nessuno, mea culpa della retroguardia di reparto monopolitana, ma il Lecce ha potuto sfruttare nell'unica maniera utile quest'oggi a nostro avviso, senza essere, ripeto, velleitari, la possibilità di fare gol, di creare una finalizzazione utile, quella proprio da palla inattiva, perché non si riusciva a trovare profondità, non si riusciva ad andare alle spalle della difesa monopolitana ben schierata, che continua ad essere ben protetta, però ecco, sulle palle inattive che studiano molto con Liverani, questa volta l'incursione da dietro in terzo tempo di Cosenza attualmente è stata decisiva per portare in vantaggio la squadra giallorossa.